Si comincia con un manoscritto del 1200 con disegni antichi che piacciono a me. Guardate, c'è un albero che giudica le persone. Un attestato di nobiltà per diventare cavaliere, bisognava dimostrare di avere tutti gli avi nobili, un libro di anatomia equina del 1700, un libretto molto carino a forma di cuore dove una famiglia nobile scriveva canzoncine e confessioni, a volte sono state censurate. Uno dei libri più piccoli del mondo, perfetto per copiare a scuola, basta portarsi anche un microscopio. Bellissimi libri illustrati a mano, con draghi proprio da Medioevo e alberi genealogici e tante mappe antiche, dove il Mar Rosso è proprio rosso e Venezia è stata disegnata con le luci di segnalazione per gli aerei. Chicca finale, aprono la cassaforte e mi mostrano un libro chiamato Ipnerotomachia Polifili, considerato dai bibliofili uno dei libri più belli mai stampati. Vi dico solo che lo stampatore è quello che ha inventato il corsivo stampato, un carattere che non per niente all'estero chiamano Italia.